Allora, buongiorno a tutti, sono le 10.04 e la seduta in seconda convocazione della prima commissione. Procedo con l'appello e chiedo cortesemente ai consiglieri di prestare il consenso alla registrazione e anche al dottore Brucato, cortesemente. Presidente Evola? Buongiorno, sono presente e consento alla registrazione. Vicepresidente Mineo, Buongiorno, presente e consento alla registrazione. consigliere Forello, consigliere Forello, Consigliere Farrell, vabbè, ha qualche difficoltà. Ugo? eccomi, buongiorno, presente e consento alla registrazione. consigliere Chinnici, consigliere Sala. Presente e acconsento alla registrazione. Consigliere Rini, mi pare che non c'è. Consigliere Ferrandelli. Buongiorno, presente e acconsento alla registrazione. Buongiorno, dottore Brucato, anche lei acconsente alla registrazione della seduta? Buongiorno, sì, acconsento alla registrazione della seduta. La ringrazio. Presidente, a lei. Sì, perfetto. Intanto buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno al dottore Brucato che ha risposto subito al nostro invito. Consiglieri, io oggi chiederei di invertire l'ordine nostro dei lavori. Generalmente iniziamo con le comunicazioni, facciamo anche diciamo, il punto sul calendario, oggi attendevamo una serie di risposte, però visto che il dottore Brucato si è già collegato con noi, io inizierei subito la seduta con la trattazione del tema per il quale abbiamo invitato il dottore Brucato e poi in un secondo momento, diciamo nella seconda parte, quando il dottore Brucato non sarà più collegato con noi, procederei invece ad affrontare le altre questioni. Quindi, se siete d'accordo, procederei così. Diciamo, silenzio assenso e quindi procediamo così. Allora, dottore Brucato, buongiorno. La commissione ha chiesto di poterla incontrare per approfondire un debito fuori bilancio che è pervenuto prima, diciamo, del Ferragosto in commissione e volevamo un attimo comprendere la genesi di questo debito, dottoressa Tedesco, che è di circa 136 mila euro, mi ricorda un attimo la cifra? Allora, l'importo è 136.270,33. Sì, chiedevamo appunto la genesi del debito perché? Perché la Commissione ovviamente in questi anni più volte si è ritrovata ad approvare dei debiti con sentenza sulla questione inerente all'assistenza degli anziani. Abbiamo potuto ripercorrere con il settore della cittadinanza solidale, la genesi di questo debito, sappiamo perfettamente qual è stata anche, diciamo, proprio la querela giuridica, perché spesso il comune ha approntato una difesa sostenendo che comunque, diciamo, non era, come dire, una spesa necessaria. Alla fine siamo sempre stati non necessaria, cioè non era, diciamo, uno di quei servizi obbligatori che andavano sostenuti dal comune. Tuttavia, negli anni siamo sempre stati soccombenti rispetto a questa cosa e quando c'è stato come assessore al bilancio l'assessore Gentile, abbiamo affrontato poi insieme all'assessore alla cittadinanza solidale la questione. In realtà, diciamo, visto comunque l'esito ogni volta, l'esito giudiziario, è stato finalmente introdotto, diciamo, una somma che serve appunto per garantire la continuità,
di questi servizi per gli anziani che sono già ricoverati. E devo dire che effettivamente da un po' di tempo non abbiamo avuto più sotto esame debiti di questa natura. Quindi il fatto che sia nuovamente arrivato e abbiamo anche letto appunto che diciamo il comune ha scritto sostenendo che essendo scaduta la convenzione sostanzialmente il servizio andava interrotto, ma interrompere il servizio ci chiedevamo come commissione cosa significa, che gli anziani che intanto sono lì ricoverati devono uscire dalla struttura. Insomma, volevamo diciamo capire che cosa è successo rispetto ad un percorso diverso che l'amministrazione mi sembrava avesse intrapreso, anche mi pare insomma con un risultato positivo, nel senso che non erano pervenute nuove sentenze. Ecco, da qui quindi la necessità di comprendere che cosa è successo rispetto al tema proprio del ricovero anziani. Scusi se sono stata così lunga nella ricostruzione, però insomma mi sembrava utile chiarire, ecco, il motivo della richiesta di convocazione. Quindi io diciamo le cederei la parola, dottore Brucato. Sì, però va, presidente. Pronto? Sì, dottore Brucato, la sentiamo. Allora, io dico, la proposta è stata redatta nella mia qualità di dirigente pro tempore del servizio gestione e liquidazione del settore dell'area della cittadinanza solidale. E il debito, la proposta scaturisce dalla circostanza che si tratta di sentenze di contenzioso di ricoveri da parte degli anziani in strutture residenziali prive di copertura finanziaria. Questa, la convenzione inizialmente stipulata con l'opera Pia Teresino era, diciamo, che era assicurata fino a, limitatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie. Nel venir meno delle risorse finanziarie è stato comunicato la cessazione di questo rapporto. Ora, diciamo che il settore attività sociale ha contestato questa presa di posizione e diciamo che si è instaurato un contenzioso che si è protratto nel tempo e che vede soccombente l'amministrazione comunale. Per cui, diciamo, in presenza di un decreto ingiuntivo, diciamo, si è stata formulata la proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio. Io dico, non ho la documentazione agli atti perché non sono più dirigente pro tempore del servizio attività, servizio gestione liquidazione amministrativa. Quindi diciamo che non, in presenza di un decreto ingiuntivo l'ufficio ha predisposto un riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti dell'operativa Teresina. Sì, perfetto, però ecco, mi interessava quello che lei ha detto all'inizio, quindi diciamo c'è una questione legata al fatto che il capitolo è nuovamente senza risorse, perché ho capito che c'è stato anche diciamo una diatriba interna, non saprei come definirla, mi è parso di capire da quello che le ha detto all'inizio fra con il settore diciamo della cittadinanza solidale, cioè volevo capire, quindi la genesi è la mancanza di soldi nel capitolo di stipula di convenzione con l'operapia. Scusi, non la sento bene, per quanto abbia il volume al massimo, mi sono anche cambiata di stanza, io non so se i colleghi hanno lo stesso problema, ma io forse c'è il problema di sono con lo smartphone. Sì, no, è come se fosse lontano dal microfono, faccio una fatica incredibile per sentire tutte le frasi. Pronto. E quindi diceva? Dico, non risulta assicurata una convenzione con l'opera Pia Teresino che ha, da quel che mi risulta, adesso vado a memoria, è stata invitata a sospendere il servizio o a stipulare una nuova convenzione che per poter assumere gli impegni di spesa.
Ho capito, ma oggi chi si occupa di questo, anche per, diciamo, non continua ad essere poco chiaro, cioè perché l'esigenza di una nuova convenzione? E in ogni caso, quando noi diciamo che vogliamo interrompere il servizio, proprio in termini pratici, che cosa comporterebbe l'interruzione di un servizio? La presa dovrebbe essere a carico dei soggetti ricoverati, come nella relazione. Soggetti ricoverati che immagino, diciamo, non abbiano le possibilità, diversamente non ci sarebbe stato ab origine l'intervento del comune, suppongo, no? Penso di sì. Io adesso ritengo che lei dica correttamente, Presidente Evola. Quindi, insomma, non ha... Ma per... Una sospensione di servizio. Ho capito. Cioè, ok, non abbiamo, diciamo, ricavato sufficienti. Con chi potremmo... Chi si occupa adesso di questo, dottore Brucato? Mi scusi, giusto per poter approfondire questi aspetti che... La dottoressa Fernanda Ferreri, che è il capo settore dell'attività sociale. La dottoressa Ferreri. Penso che potrebbe essere utile, insomma, anche perché appunto con lei avevamo parlato... E devo dire che come commissione abbiamo anche trovato ascolto in questo, però ci siamo proprio impegnati per garantire che questo servizio a favore degli anziani trovasse, insomma, un suo supporto economico. Quindi per questo sentivamo il bisogno di comprendere che cosa fosse accaduto. Però così, diciamo, mi pare che tutto sommato le nostre domande siano rimaste... un po' così, diciamo, senza risposta. Va bene. Chiedo ai colleghi se qualcuno vuole fare qualche domanda, altrimenti direi che possiamo comunque ringraziare il dottore Brucato per il suo intervento e proseguire con i lavori della commissione. Ci sono domande dei colleghi? No, mi pare di no. Va bene. No, Tony, dicevi? No, nessuna domanda. Sì, va bene. Dottore Brucato, comunque, diciamo, la ringraziamo del suo intervento, le auguriamo buon lavoro, avremo modo probabilmente grazie, di sentirci. Bene. Arrivederci, buona giornata. Va bene, buongiorno. Buongiorno. Dottore Brucato, se vuole può lasciare la seduta, ovviamente. Va bene, buongiorno. Sì. Ma ieri ce l'eravamo detti che probabilmente avrebbe potuto essere utile parlare con la dottoressa Ferreri, però la dottoressa Autore non l'ha indicata. Ascoltate, volete votarlo ora o volete ascoltare la dottoressa Ferreri? Allora, evidentemente, dico, si tratta sempre di un debito con sentenza, su questo dico non ci sono dubbi, non abbiamo di che discutere di questo, però certo, comunque sarebbe utile capire... se il problema si ripropone ed è legato a termini meramente economici, dico, questo sarebbe utile approfondire. Possiamo approfondirlo a prescindere dalla votazione del debito. Potremmo convocare domani perché c'è l'altro debito. Giovedì potremmo convocare. No, né Cristina né la dottoressa, però può essere che la dottoressa D'Agostino, non mi ricordo come si chiama, che abbiamo convocato, che è la responsabile del procedimento, partecipi. Non è quella che abbiamo udito quando ancora ci univamo. Secondo in presenza, me sì. Mi sembra. E quindi è possibile che il debito sia quello per il quale già avevamo fatto
un'audizione, una lunga ricostruzione, era una cosa piuttosto complicata. Io non me lo ricordo. Non me lo ricordo, un tempo che faceva avanti e indietro, infatti devo dire che era molto seccata, però non ricordo se la fattispecie è la stessa. No, neanche vabbè, io. Detto, ma lo vedremo poi con lei. Colleghi, io lo metterei in votazione, fermo restando che la questione va affrontata, perché essendo noi la commissione che si occupa in particolare di bilancio, insomma, mi sembra utile capire se ci sono problemi economici. Volete fare una convocazione per giovedì? Intanto lo votate e convochiamo sia l'autore che Fernanda Ferreri per giovedì? Ditemi voi. Sì, consideriamo comunque che venerdì il dottore Basile non ci sarà, la dottoressa Mandalà mi pare che non abbia ancora risposto. No, non ha risposto. O per giovedì o anche, stavo capendo, scusate, o anche per venerdì. A questo punto. Presidente, buongiorno. Buongiorno. Mi sente? Sì. Io non ho sentito completamente brucato, lo sentivo poco e male, anzi malissimo. Infatti ti ho ascoltato quando gli hai detto che non riuscivo, perché ho alzato il volume, pensavo fosse il mio iPad, invece non era il mio iPad. Come stiamo procedendo per capire un pochettino? Allora, stiamo procedendo così. L'audizione, diciamo, non ha portato niente di nuovo, nel senso che il dottore Brucato non ha saputo ricostruire bene la genesi, ha parlato della necessità di rivedere la convenzione, non si è capito bene. L'unica cosa, diciamo, che abbiamo capito è che sarebbe utile sentire la dottoressa Ferreri, che è quella che continua ad occuparsi di questo settore ed era quella con la quale, se vi ricordate, abbiamo interloquito all'inizio quando il problema si era posto e noi avevamo detto ma perché non ci mettiamo i soldi, se vi ricordate ce l'avevamo fatti fare anche una stima e poi effettivamente, dico con gentile, eravamo riusciti e credo che questa cosa insomma sia proseguita anche nei bilanci successivi, perché ripeto, debiti a parte questo non ne sono arrivati più sull'assistenza anziani, quindi il dottore Brucato in realtà non ci ha dato, diciamo, nessuna novità. Dico, io posso anche propongo anche alla commissione, a prescindere, possiamo metterle ai voti e in ogni caso affrontare la questione, perché noi vogliamo capire come mai e se c'è un problema nuovamente di questo che importo aveva? Questo che importo aveva? L'importo 136.000 270,33. Quindi 136.270,33. Va bene, io... Comunque si tratta di una sentenza. Io per me... metterei ai voti con la cosa di approfondire o giovedì o venerdì. Vediamo se riesce a venire la dottoressa Ferreri, la chiamiamo. Se per gli altri colleghi non ci sono problemi... Posso provare anche a chiamarla adesso. Altrimenti... Dico, comunque per me non c'è problema per votarla adesso. Poi... ditemi voi. Sì, non sento nessuno, quindi diciamo lo prendo come silenzio assenso. Intanto, sì, no, per me pure va bene. Va bene, sì. Intanto esprimiamo parere. Ma noi ti sentiamo. Ecco Tony, sei concordi? Sì, sì. Va bene, perfetto. Allora facciamo così, mettiamo questa proposta di debito fuori bilancio ai voti, dottoressa Tedesco. Ma gli altri ci sentono? Fabrizio? Andrea mi pare che non ci sia più. Io ho perso di fatti, non so l'orario in cui è uscito, ora vediamo di ricostruire, perché purtroppo mentre io scrivo, se voi non mi comunicate che in qualche modo... 10:20 è uscito Mineo, Lia. Grazie Nicoletta. Ok, allora mettiamo i voti. Un attimo. Allora,
La proposta è come numero di PDL 654864. Come sapete proviene dall'area della cittadinanza solidale. L'importo è 136.270,33. Naturalmente è lettera A, quindi derivante da sentenza, trasmessa l'11 agosto del 2020 dal Consiglio. Allora, iniziamo con la votazione. Presidente Evola? Favorevole. Consigliere Mineo è andato via. Consigliere Forello? Consigliere Forello? Consigliere Sala? Favorevole. Consigliere Chinnici? Favorevole. Consigliere Arrini? Favorevole. Consigliere Ferrandelli? Astenuto. Ferrandelli, astenuto. Consigliere Forello? Va bene, lo consideriamo non partecipante durante la votazione. Quindi la commissione approva a maggioranza dei presenti con l'astensione del consigliere Ferrandelli. Va bene, perfetto. Provo a chiamare la dottoressa Ferreri per vedere. Io sono rientrato nel frattempo, non ho partecipato alla votazione. Va bene, grazie. Ok, perfetto. Provo. Presidente Evola. Così ora riprendiamo. Sì, volevo dire nel frattempo che lei chiama la Ferreri sull'ordine dei lavori, che ieri parlando con la dottoressa Tedesco siamo riusciti a ritrovare la mail che è stata inviata da quegli abitanti che hanno fatto danni durante l'alluvione in cui chiedevano audizione. Quindi è possibile procedere con la programmazione. Mi ha sentito? Consigliere Ferrandelli, sì, un minuto soltanto, che sono al telefono con la dottoressa Ferreri e così ora riprendiamo dal punto che lei ha proposto. Un attimo solo. Sì, un attimo solo. Lia, scusami, il debito a quale anno risale questo che abbiamo appena votato? È 19? Allora, sì, 19 e 20, sono due rette. Una del... aspetta che ti dico esattamente. Allora, una è novembre-dicembre 2019... è 1 gennaio-febbraio 2020. Okay. Lia, scusami, puoi darmi un numero di decreto? I decreti ingiuntivi sono due, 1290 del 2020. Un attimo, 1290 del 2020.
E il secondo decreto ingiuntivo è il 2111, sempre del 2020. Ok, grazie. Prego. Scusa, puoi ripetere il secondo? 2111. 2111. Ok, eccomi. Allora, la dottoressa Ferreri sarà con noi il giorno 2 settembre, quindi chiedo alla segreteria poi di inviare il link. Va bene? Per il 2 settembre. Non perché sia in ferie, ma doveva cercare approfondire perché a quanto pare è rientrata in questo ufficio, insomma. Quindi al solito, poi c'è un po' di personale in ferie, di quello che invece in continuità si è occupato di questo, e quindi penso che possa essere utile che lei partecipi quando ci sono tutte le informazioni che sono utili per la nostra commissione. Perfetto, allora consigliere Ferrandelli, dunque noi stiamo parlando della comunicazione STC, no, che cosa? Io sto no. Parlando, Presidente, la sì, sto no, parlando stavo della... guardando, scusami, le mail, sì, richiesta audizione per procedura danni. Esatto, esatto. Sono sostanzialmente degli abitanti di una strada colpita dall'alluvione, c'è anche un legale che li segue, che chiedono una convocazione di un'audizione in commissione bilancio per capire quale sia la procedura da seguire, parlare un po' con noi. Io credo che potrebbe essere un'audizione campione per poter dare poi risposta ad altri cittadini che si trovano nelle stesse condizioni e per avere anche noi le idee chiare. Io so che il comune ha istituito una casella di posta che si chiama alluvione 15 luglio @comune.palermo.it a cui inviare delle comunicazioni, però poi sulla procedura non c'è chiarezza, quindi se invitiamo la ragioneria sicuramente generale, ma anche il settore della protezione civile probabilmente, o l'ufficio legale, possiamo capire come fare. Sì, io non so se i colleghi hanno avuto modo di leggere, perché quello che io ho è una mail mandata da Gioacchino Lupo. Esatto. La leggo, salve, trasmette un'allegata copia dell'ordinanza sindacale numero 85, il quale ordinava lo sgombero, la messa in sicurezza dell'edificio e il computo metrico estimativo dei danni riscontrati nel fabbricato in oggetto, dopo l'incarico ricevuto dagli inquilini stessi e successivamente dal comune. Dopo aver fatto richiesta per l'accesso all'immobile ed eseguire un sopralluogo, si dovrà procedere alla realizzazione di muri per il sostegno dell'edificio e allo stesso tempo verrà, cioè qua spiega che cosa deve essere fatta. Ha realizzato una cisterna lì sotto del marciapiede. In breve si procederà ad effettuare una relazione descrittiva meglio specificata dei danni riscontrati, come sono stati causati e si procederà, eccetera. Nota bene, nel computo metrico estimativo non sono state preventivate le lavorazioni riguardanti il ripristino delle lesioni all'interno degli appartamenti, in quanto non sono urgenti da ripristinare perché sono state causate dal movimento che ha avuto il fabbricato, ma il rischio da eliminare è quello per il sostegno del palazzo e quindi verranno preventivate ed eseguite per chi lo vorrà dopo aver eseguito i lavori all'esterno del marciapiede. In attesa di inoltrarvi la relazione descrittiva, cioè, allora, intanto non c'è una richiesta di audizione. Io non capisco a chi lo Sì, mandi io poi questo loro signore, lo mandano, chiaramente loro perché mandano c'è questo un testo computo dei danni. metrico. Sì, questa è la loro richiesta di danni. Io ho sentito alcuni condomini loro per cui c'era questa istanza che è stata presentata. Ho detto che a noi non c'è, tra virgolette, non ce ne frega nulla di questa comunicazione, nello specifico perché non siamo
né destinatari di computometrici né di valutazioni tecniche. La questione che possiamo sicuramente affrontare è il tema della procedura. Questo sì, quindi io la trasformerei in audizione e in chiarimento di procedura. Sono io che mi faccio portavoce in questa audizione, Presidente. Mi sembrava una cosa molto tecnica, forse più attinente alla seconda commissione, no? Cioè, non, in che cosa noi non... Qua si parla dei lavori che faranno, no? Quindi già sono stati contattati per dire che cosa sarà fatto. E noi che cosa vogliamo? Cioè, secondo te noi cosa dovremmo fare? Non lo capisco, Fabrizio, scusami. Barbara, non è con la mail, ma non lo capisco. Sì, da quelle mail non si capisce. Io ho avuto modo di sentirli poi, perché ieri nel misunderstanding della comunicazione io li ho sentiti. E gli ho detto, noi non siamo destinatari di queste comunicazioni, se lei lo ritiene lo fa l'amministrazione. Noi possiamo con lei esplorare in audizione quali sono le procedure da seguire. Quindi io quello che ti chiedo è di fare un'audizione, invitando anche un rappresentante di questo condominio, per esempio, per chiarire quali sono le procedure da seguire per avere un risarcimento danni previsto proprio dall'amministrazione. Fabrizio, però se invitiamo questo condominio apriamo una maglia allucinante, perché possiamo anche non invitarli, però affrontiamo il tema. Io ho 6 miliardi di c'ho richieste. Perché non li inviti, Dario? Perché non li inviti? Più che altro mi sto occupando di altro. Siccome c'è il comune che ancora non ha recepito e reso operativa la delibera, diciamo, ha fatto la delibera di giunta che recepisce tutto quello che la regione ha fatto per il pagamento, perché la regione, diciamo, avrebbe destinato una somma di 900.000 euro e il comune ancora non ha fatto una delibera di giunta che recepisce tutto ciò. Io più che altro mi preoccuperei di questo, perché se mi invito il condominio per condominio e facciamo questo. Infatti ci chiariamo a noi le idee. Stamattina c'ho un incontro per questo io. Allora Dario, cogliendo questo spunto, perché poi fatto un campione, un esempio, ne segui mille. No, però anche fare una seduta ad hoc, io sono d'accordo, ma invitare le cose, abbiamo una maglia, perché poi magari facciamo una seduta a noi e poi diamo comunicazione trasmettendo il verbale della seduta agli perfetto, altri. Perfetto, sono d'accordissimo. Siccome ce l'avevamo già detti di invitare l'assessore Prestigiacomo, che se vi ricordate ci aveva risposto prima della chiusura dei lavori di ricontattarla, cosa che la segreteria ha fatto, siamo in attesa di risposta appunto a partire, diciamo, da questa settimana, potrebbe, perché immagino che se ne occupi lei, qua vedo le ordinanze e quindi immagino che si tratti di lei, se vogliamo capire le procedure e anche vedere appunto rispetto agli aiuti che la regione sta erogando, se il comune... No, più che altro per capire, parlare, ecco, per capire però, il comune e l'amministrazione cosa sta facendo. Cioè tutto interno, diciamo, all'amministrazione, io non aprirei all'esterno, vediamo di capire che cosa succede, quali sono i problemi, perché... Come diceva giustamente Dario, intanto si apre una maglia, ma poi rischiamo anche, secondo me, di fare una seduta, diciamo, poco fruttuosa. Prima cerchiamo di capire quali sono i problemi. Penso che noi dobbiamo sempre essere, diciamo, mediatori, no? Un po' un diaframma con la città, soprattutto quando sono questioni così molto, molto delicate. Quindi, condivido, Presidente, condivido. Ecco, magari facciamo... Facciamo questa seduta... E ci chiariamo le idee, cioè anche io allargherei oltre che ai condomini anche agli autoveicoli, non perché sia direttamente interessato, ma molti non hanno chiare neanche le procedure da seguire sulla vicenda. Quindi facciamo chiarezza e poi comunichiamo con chiarezza a seguito di questa riunione l'iter. Sì, va bene. Va bene, va bene. Andrea, sei di nuovo con noi? No, sono problemi di collegamento, va bene. Più tardi abbiamo la conferenza dei capigruppo. Sì, è mezzogiorno. Giusto? Ho letto bene? Dario? Sì, è mezzogiorno. Sì, ore 12. Okay.
Va bene. Ma voi avete presentato come minoranza qualcosa? Vabbè che poi ce lo diciamo. No, io sono rimasto sempre al fatto che deve venire il sindaco per la ZTL. Cioè, abbiamo qualche risposta che attendiamo. Avevo detto che era disponibile. Ok, vabbè, poi questo ne parliamo. Vabbè. Magari anche parlare di questo in consiglio potrebbe essere utile. Cioè informare sulle procedure, no? Boh. Perché no? Perché no? Certo, perché no? Va bene. Allora, ultima cosa, dottoressa Tedesco, tu sì. Hai inviato a tutti noi sì. La delibera che è arrivata con sì. Motivi di urgenza. Hai sì. Avuto modo di dare un'occhiata? Sì, io ho guardato questa delibera. Vi devo dire che stiamo fuori tempo massimo perché è stata acquisita alla Presidenza del Consiglio il 21 luglio. La richiesta, allora vi dico un po' che cosa è successo. C'è stato un consiglio di amministrazione dell'Opera Pia Cardinale Ruffini che ha deliberato, credo nel mese di maggio se non ricordo male, la trasformazione dell'Opera Pia in figura giuridica privata, parte come ente morale. Questa delibera è stata accolta dalla regione, in particolare dall'assessorato alla famiglia, che però seguendo la procedura l'ha trasmessa chiedendo un parere al comune di Palermo e in particolare una delibera di consiglio comunale, specificando che il parere, se non fosse stato trasmesso dal consiglio comunale entro il 30 giorni dal recepimento della nota e della delibera da parte della regione, sarebbe stato considerato espresso favorevolmente comunque. Il consiglio comunale ha ricevuto, l'ufficio autonomo ha ricevuto questa delibera, l'ha acquisita il 21 luglio, l'ha trasmessa alle commissioni per il parere il 18 agosto. Siamo al 25, quindi dopo quasi un mese. Quindi siamo fuori tempo massimo. In più vi dico che il parere della dottoressa autore, che è stata interessata come capo area delle attività sociali, è favorevole, mentre il parere del ragioniere generale, del dottore Basile, è dichiarato come non dovuto. In realtà la delibera, io l'ho letta, sono è brevissima, è mezza paginetta, tenendo conto dei pareri e della richiesta, propone di esprimere il parere favorevole, quindi si esprime favorevolmente per questa trasformazione. Ora, che cosa comporta tutto questo? Io chiaramente dalla delibera non si evince, ci sono numerose allegati, sono numerose note, però diciamo il succo è questo, per questo ve l'ho girata. Io vi ho girato sia quella che avete votato oggi, sia quella delle espropriazioni, e stamattina ho deciso di girarvi anche quella. Dovete valutare voi, perché tra l'altro il consiglio dovrebbe essere convocato, io non lo so se il parere espresso ora ha più un senso, non sono in grado di darlo un giudizio su questo, dovreste vedere un po' voi, contattare la presidenza per capire. Sì, vabbè, intanto dico, non è convocato neanche il consiglio comunale. Difatti. Ma noi su questo avevamo chiesto di poter audire il settore con il competente. Verbale, Presidente. Come? Presidente, andiamo con il verbale. Andiamo con il verbale. Sì, andiamo con il verbale. Quindi la dottoressa autore che ti ha detto lì che non è disponibile? Per che cosa? No, la dottoressa autore non poteva partecipare oggi perché è in prefettura. Oggi, ma non l'abbiamo convocata per la delibera, assolutamente. Eventualmente vediamo. Ma dovremmo convocare la dottoressa Como, perché lei è la firmataria della delibera. Ah. La delibera proviene dall'ufficio autonomo. La dottoressa autore ha espresso un parere suo.
Vabbè, ora vediamo. Ok. Allora, intanto procediamo con la lettura del verbale. Sì. Allora, un attimo solo. Allora, la seduta è dedicata all'audizione del dottore Brucato sulla proposta di deliberazione di debito fuori bilancio dell'area della cittadinanza solidale avente PDL 654864 del 2020. La Presidente Eola apre la seduta chiedendo al dottore Brucato la genesi di questo debito e rappresenta che la Commissione ha più volte esaminato questa tipologia e fa un excursus sulle diverse posizioni che sono state tenute in giudizio dal Comune e dalle associazioni, comunità che svolgono il servizio di accoglienza degli anziani. Fa riferimento ai diversi incontri in passato con gli uffici e conclude dicendo che tali tipologie di debito si erano diradate. Il dottore Brucato rappresenta che il debito scaturisce da sentenza per il pagamento di rette per il ricovero di anziani, che la convenzione è scaduta, che l'amministrazione ha chiesto di interrompere il servizio per mancanza di fondi. La Presidente chiede se la genesi è determinata dalla mancanza di fondi sul capitolo pertinente. Il dottore Brucato ribadisce quanto già detto. La Presidente chiede cosa comporterebbe l'interruzione di detto servizio. Il dottore Brucato ritiene che la retta dovrebbe essere a carico degli anziani. La Presidente Evola chiede poi di chi si occupa del servizio. Il dottore Brucato indica la dottoressa Fernanda Ferreri. I consiglieri si confrontano su un'eventuale audizione della dottoressa Ferreri. La Presidente pone comunque in votazione il debito fuori bilancio avente PDL 654420 proveniente dall'area della cittadinanza, conseguente a sentenza ex lettera A dell'articolo 194 del TUEL. La Commissione esprime parere favorevole a maggioranza dei presenti con l'astensione del consigliere Ferrandelli. La Presidente Evola contatta durante la seduta la dottoressa Ferreri e la dottoressa si dice disponibile a partecipare alla seduta del 2 settembre. La Presidente incarica la segreteria di predisporre la convocazione. Il consigliere Ferrandelli fa riferimento alla richiesta di audizione di un gruppo di cittadini di via Niccolò Spedalieri numero 28 per conoscere la procedura per il risarcimento dei danni causati dall'alluvione del 15 luglio 2020 e chiede la convocazione degli uffici. La Presidente, da lettura della mail, rileva che non c'è una richiesta di audizione. Il consigliere Ferrandelli evidenzia che è necessario che venga effettuata un'audizione per un confronto sulle procedure con gli uffici ed eventualmente con un rappresentante del condominio. Interviene il consigliere Chinnici, il quale comunica che il comune deve predisporre una delibera di giunta che recepisca lo stanziamento regionale predisposto per tale circostanza e non è opportuno in questo momento audire i condomini, ma bisogna intervenire per affrettare le procedure. La Presidente propone di convocare sul tema l'assessora Prestigiacomo. Il consigliere Ferrandelli concorda sulla proposta della Presidente e del consigliere Conici. I consiglieri si confrontano sulla capigruppo odierna. Barbara, io sono favorevole ovviamente all'attuazione del verbale. Fuori verbale ti consiglio di sentire anche la ragioneria e l'ufficio legale. Sempre sulla questione che hai sì, posto. Così oltre alla Prestigia come viene l'ufficio legale del comune, la ragioneria, abbiamo tutti gli interlocutori. Va bene, mettiamo ai voti il verbale. Sì, Fabrizio come volete. Favorevole, la Presidente sì. Favorevole, consigliere Arrini. Consigliere Sala? Favorevole. Consigliere Forello? Consigliere Forello? Consigliere Arrini? Favorevole. Ok, grazie. Consigliere Forello? Consigliere Chinnici ha lasciato la seduta, giusto? Nicoletta, a che ora l'ha lasciata?
Genice alle 10.42. Consigliere Bello, Ugo, ci senti? Ugo? Vabbè. Niente, risulta assente la lettura del verbale. Va bene. E allora, allora è approvato all'unanimità dei presenti. Sono le ore 10.50, giusto? Sì, sì, stacco la registrazione. Perfetto, ci vediamo in, in capigruppo. Arrivederci. Arrivederci, ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Claudia. Ciao a tutti.